Allora, iniziamo con l'analizzare la situazione facendo un attimo il punto. Quindi cosa abbiamo? Lui e te. Un rapporto, non rapporto, non si capisce. Lui dice che legame c'è e quindi che rapporto esiste, ma non si fa sentire. Passa il tempo, risveglia agitazione in te. Vorresti agire, chiudo o non chiudo. Alla fine, quando ti zittisci e stacchi energeticamente, lui che fa? Lo percepisce, lo sente e si fa vivo di nuovo. Nel frattempo lui ha una situazione a monte. Come va questa situazione non lo sappiamo bene. È con questa compagna, non è con questa compagna, litigano, vanno d'accordo. Perché? E soprattutto, perché cerca te o quantomeno non ti lascia libera e sparisce, visto che ha già una situazione a monte? Quindi, questo è il punto di partenza. Cerchiamo adesso di vedere un po' come andranno le cose. E partiamo proprio dal fatto che giustamente dobbiamo comprendere che energie ci sono in questo momento. Ricorriamo agli arcani maggiori, al di là dei rumori che vengono fuori e da fuori anche di sera tardi, e li analizziamo posizionandoli al dritto, pur tenendo conto sempre del modo in cui si danno. Cerchiamo di comprendere un attimo in questa situazione generale, e quindi in queste dinamiche che abbiamo appena elencato, che tipo di energia c'è in questo momento, visto che poi ogni volta che facciamo una stesura c'è un cielo astronomico diverso e quindi delle influenze astrologiche differenti. Come stiamo combinati con questa situazione? Allora, sicuramente è un momento di riflessione che precede una decisione. Ma una decisione concreta, quindi non è solo una consapevolezza interiore, non è il comprendere a fondo, l'illuminarsi su un certo aspetto di questo tipo di conoscenza, frequentazione, rapporto, sentimento, chiamiamolo in tutti i modi, visto che alla fine è tutto e nulla all'atto pratico, ma c'è proprio il desiderio di uscire fuori da una situazione che è divenuta nell'oggi limitata e limitante, soppesando i pro e i contro di ciò che all'atto pratico effettivamente si può stringere tra le mani, rimettendo se stessa al centro, te stessa al centro del tuo mondo, con questa ripartenza con il bagatto. Questa ripartenza è una ripartenza da te per te o è una ripartenza con lui perché lui a un certo punto messo alle strette deciderà di fare qualcosa? Fatto sta che queste prime tre carte parlano di una decisione presa non di pancia ma razionalmente, in modo logico. Questi sono gli elementi, questi sono i comportamenti, questi sono gli eventi che sono accaduti e questi gli eventi che non si sono dati, queste le promesse e questi i fatti. Di conseguenza il risultato è questo. Io devo ripartire, io devo muovermi, io devo andare verso il futuro, io devo andare verso quel qualcosa che mi sta aspettando. Se non sei tu perché non mi segui, potrà essere anche qualcun altro. In questo momento siamo vicini all'opt-out che parte proprio da te. Lui si sbloccherà? Lui in realtà tornerà alla carica con promesse e azioni poco chiare, lo mandi in crisi. Allora, io non vedo la chiusura, assolutamente. Vedo questo momento piuttosto caotico e rocambolesco. E in questo momento piuttosto caotico e rocambolesco, in realtà tu sei molto forte e sei serena nonostante tutto interiormente. Hai la lucidità per importi un comportamento che riuscirai a portare avanti per un po' di tempo. Cioè, non si tratta della capacità di giungere a decidere la chiusura per poi cadere nel panico e tornare sui propri passi. No, qui le carte fanno vedere più che altro una persona bella, decisa, forte, che non vuole più stare nel ruolo dell'altra donna. Quindi la questione dell'appeso e della morte, andare a sbloccare questa situazione di stallo, che poi è anche un sacrificio volontario fino a quando lo si vuole accettare. Quindi andiamo a sbloccare con coraggio e forza una situazione che, se vogliamo confrontare la carta dell'appeso della morte con te, vuol dire tu ti stacchi e ti allontani da questo sacrificio volontario. Se vogliamo invece leggerle in chiave di lui, lui è davanti un blocco, deve decidere se sbloccarsi a sua volta per seguirti. Fatto sta che le carte dicono, con le altre che abbiamo voltato, che anche lui necessariamente dovrà prendere in considerazione questo tuo spostamento, questo tuo cambio, questo tuo movimento in avanti, questa tua chiusura, questo tuo allontanamento, che poi in realtà non è una vera e propria chiusura. È più che altro proprio un allontanamento, nel senso che è un movimento. Se davvero vuoi rimanere al mio fianco, a un certo punto mi devi seguire. Che cosa accade? L'imperatore ci va in crisi. L'imperatore
diventa il nostro matto di tarocchi, quindi pur di non perderti, poi alla fine si muove e qualche gesto lo fa. E questo gesto lo porta con la carta delle stelle a tornare al tuo fianco in parallelo e a riprendere di nuovo, anche se con una distanza minima, il percorso. Quindi, secondo me, sulla base di queste carte, ed ora approfondiamo meglio, il tuo rimanere ferma su una decisione evidente, netta, forte e radicata può effettivamente rappresentare quella piccola spinta necessaria affinché ciò che ora è dentro, nascosto nel silenzio, nel buio, immobile, limitato e limitante, possa quantomeno manifestarsi all'esterno. Sicuramente lo smuovi. In qualche modo lo smuovi, lo costringi a esporsi e nell'esporsi, poi vedremo anche con le prossime domande il ruolo di lei, il rischio anche che effettivamente nella coppia, chiamiamola ufficiale, poi cerchiamo di comprendere cosa c'è, qualche cosa possa iniziare a vacillare. Comunque lui dovrà necessariamente trovare la maniera di mantenere a modo suo un equilibrio fra le situazioni che lui stesso porta in parallelo, quindi in parallelo voi due, l'uno a fianco dell'altra, e in parallelo le vostre vite relativamente a quello che non volete perdere l'uno dell'altra e le situazioni ufficiali. Ora, andiamo a vedere se questa persona effettivamente quindi teme e può temere in base alle tue decisioni una chiusura, o se in realtà questa persona rimane nel silenzio perché spera che questa chiusura avvenga a causa tua. Allora, questa persona la chiusura la teme, ma più che altro assolutamente non si auspica, non desidera, non accetterebbe, anzi si accanirebbe al contrario, un'eventuale chiusura da parte tua. Cioè una sconfitta, lo ferisci nell'orgoglio e può accusare il colpo all'inizio per non dartela vinta, ma lo fai passare sotto un treno, dopodiché torna più agguerrito di prima e l'atteggiamento potrebbe essere anche di chi pensa di avere un coltello dalla parte del manico, ora ti ferisco io. Tu mi hai ferito tantissimo e non te ne sei resa conto. Perché però? Perché io sono orgoglioso, non ti dico le cose, non le manifesto, non le dimostro. E quindi tutta la parte, no, che abbiamo nella torre, chiusa nella torre, quindi tutto il vissuto interiore che è lì bloccato, rimosso e negato. Lui stesso che nega a se stesso il proprio sentire, nel mentre in questo cielo non c'è alcuna chiarezza, ma ci sono delle nubi pesanti e nere. Quindi una tua decisione del genere per me è una sconfitta, dopodiché diventa un affronto. Allora lo sai che cos'è? Io vengo in carica e cerco di farti soffrire a tua volta. Quindi poi diventa un rilanciare tipo bambini dell'asilo. Tu mi fai il dispettuccio, io te ne faccio due. E su che cosa faccio leva per risollevarmi? Faccio leva sul fatto che so che tu provi dei sentimenti e ti faccio ingelosire. D'altronde, anche negli arcani maggiori, il passaggio importante è quello dell'imperatrice che decide di non essere più una papessa, di non essere più la donna dell'ombra, di non essere più l'amante. Quindi questa persona non vuole assolutamente che tu chiuda, non se lo auspica proprio. Quindi la teme in questo momento però la chiusura, la fiuta nell'aria? Sì, un po' la teme, un po' la fiuta e posso anche dirti che pur di non subirla, potrebbe, se si protrae l'atteggiamento strano da parte tua e magari lui non è abituato a questo atteggiamento strano, potrebbe, come si suol dire, buttarsi avanti per non cadere indietro, dare lui il colpo alle spalle per non ricevere il colpo alle spalle. Preparati ad una cosa. Essendo tutto improntato sul carattere, sull'orgoglio e la testardaggine, sai quelle parole brutte che si dicono proprio all'unica persona a cui non dovresti dirle mai quando non le pensi nel momento più sbagliato in assoluto? Ecco, lui potrebbe uscirsene con una cosa del genere. Parole o atteggiamenti pesanti, brutti, che neppure al peggior nemico andrebbero mai rivolti. Quindi a sul chi va là. Sente che c'è qualcosa di strano, fiuta, nubi no, nere, fosche all'orizzonte. Ora, ma lui quando però ti ha parlato di legame nonostante tutto, quindi anche se non ci sentiamo, non ci vediamo se non ogni tanto, lui era sincero o lo ha fatto per evitare ammortizzare questa percezione? No. Allora, questa persona in realtà è sincera.
Per quanto poi si gioca sempre queste affermazioni romantiche, importanti, dove sembra quasi che voglia prendere una posizione propositiva per il futuro, se le gioca sempre quando viene inchiodato dinanzi l'evidenza del dover prendere una decisione. O indietro o in avanti, nel mezzo non si può rimanere. E lui che fa? Ti affascina nel mezzo. Si avvicina di un passo, ti attrae di un passo, ci si sfiora e poi si torna ad essere, no? Quelle due correnti delle anfore della carta delle stelle in parallelo. E tutto scorre, e tutto va, e tutto continua, senza mai raggiungere però una meta. Meta, il mare, quello che può essere lì dove il tutto si fonde. In questo momento lui ha consapevolezza delle tue ragioni. E lo sa che effettivamente questa situazione non può e non potrà andare avanti così ancora per molto tempo. Lui si nasconde e è come se volesse risvegliare in te, pena per la sua persona, vittima di un contesto che ce l'ha con lui, dove queste nubi nere che premono su di lui diventano l'abito che lo ammanta. Lui che ha, no, tutto. E tutti contro, che guarda questo passato con il quale, verso il quale non riesce ancora a sincerarsi, non riesce ancora a superare questo blocco, a metabolizzarlo. Invece il futuro gli promette grandi cose e lui non riesce a volgere lo sguardo verso il futuro. Solo quando fiuta che nell'aria tu stia per prendere quella famosa decisione coraggiosa al nostro leone, quindi adesso io arrivo e do un taglio, ma non è un vero e proprio taglio, semplicemente io mi allontano, ecco che lui arriva a bastone e carota con il contentino. E allora sembra fiutare questa possibilità e sembra farti fiutare questa possibilità. Quindi lui è stato sincero, ma per un suo tornaconto, per mantenere la situazione tranquilla e stabile. Sì, perché il punto è proprio quello. Lui entra nel panico, tutto nero. Quando no si dice vedo tutto nero, come alle interrogazioni, ho la mente vuota, la domanda lo sapevo, professore, fino a un minuto fa sapevo tutto, ora non mi ricordo niente. Ecco, va in panico così, si blocca, va in blocco. È come la caldaia. Va in blocco davanti alla decisione. Eccolo qua, tutto nero, lo mandi in blocco, non lo fai volutamente, non dipende da te, ma il suo modo di reagire, va nel panico e allora cosa fa? Cerca di arrabattarsi nel migliore dei modi, cioè distraendoti. E adesso cambiamo anche mazzetto e vediamo meglio. Assolutamente. No, lui non vuole chiudere, ma no, lui vuole questa situazione qui, per lui questa situazione qui è perfetta. A me le cose mi stanno bene così, voglio che tu mi possa volere, desiderare e accettare così come sono. Dove accettare così come sono non è questo atto di grande saggezza, no? È come se lui si appellasse alla tua saggezza, no? Tu sei così, tu sei più profonda, tu comprendi, tu mi capisci e capiscimi. Invece io sono in fase di sciopero, con le braccia incrociate. Sembra quasi, no, che noi ci si stia comportando alla stessa maniera, ma non è così. Tu sei solida, a parte tutto, con le tue colonne portanti, le tue convinzioni. E poi che fai adesso? Tu ti rivolgi a me con l'atteggiamento di chi vuole, no, parlare nero su bianco, quindi con la Torah, con la legge in mano e quindi la carta della giustizia di prima, tu mi vuoi inchiodare davanti l'evidenza, parliamone. Quindi ogni qualvolta si crea una situazione del genere, questa persona l'approccia così, parliamone, però poi alla fine cosa fa? Non fa il passo indietro, non ti fa fare il passo in avanti e si rimane bloccati lì, immobili. Ora vediamo una cosa e poi continuiamo. Chiediamo un attimo le carte di questa sincerità, di questo suo atteggiamento. Sincero, anche se per un suo tornaconto lui non vuole assolutamente cambiare la vita che fa, i ritmi e le dinamiche, anche se poi alla fine l'abbiamo detto, fiuta il fatto che qualcosa sta per accadere e fiuta anche il fatto che la vita lo sta chiamando ad una decisione, ad una scelta, deve svincolarsi da un qualcosa che lo trattiene. Che si tratti della torre prima che lo limita e che si tratti della catena in questo momento, qui c'è qualcosa che da dentro, come nella torre, vuole manifestarsi all'esterno. Quindi arriva questa luce che è una consapevolezza che si fa sempre più evidente e che spinge quello che c'è dentro ad uscire fuori, lì dove lui invece vorrebbe poter rimanere tranquillo, non nel suo personaggio, non nella sua persona, infatti a reprimere. Io reprimo, io contengo, io trattengo, sembra la canzone di Ambra, se prometti poi mantengo, anzi se prometto poi mantengo, ma in realtà siamo bloccati in una specie di pozzo che poi altro non è se non una sorta di torre conficcata nella terra, ma
abbastanza per andare anche un po' tutto in frantumi, quindi le corde, la catena, i dubbi, tutto quello che vuoi, le nubi nere che lo schiacciano, comunque qualcosa sulla schiena, lui può nascondersi, lui può negare, può rimanere come nella carta del 5 di coppe, a guardare da questa parte, però tanto è sempre il futuro che lo chiama, ecco perché tu sei... D'altronde, per quello che abbiamo visto, l'elemento fondamentale in questo momento per mandarlo in crisi, perché poi cosa fa? Lui si muoveva come matto di tarocchi, quindi come persona che non sa bene dove va e quello che vuole e che poi agisce di pancia, di istinto, perché non è sicuramente la testa l'elemento più importante del matto dei tarocchi, magari questa testa vuota, piena d'aria, no? Dubbi, nubi, tutto quello che è. Però in realtà è un andare spasmodico senza pace, senza quiete, senza tregua, senza terra sotto i piedi. Anche perché alla fine perderti è un qualcosa che lui non vuole e rimarrebbe quel famoso rimpianto, nonché il rimorso. E abbiamo il morso dell'animale che ferisce il polpaccio, lì dove se lui accettasse di mettersi in gioco con consapevolezza, in realtà il piede, ecco, lo troverebbe libero. Ora, questa persona non si fa sentire perché ha paura che la compagna e quindi la donna che ha al fianco lo può effettivamente scoprire? O lo fa perché non vuole farti capire che ci tiene a te? E quindi qual è il vero motivo? O altrimenti magari è un terzo motivo. Quindi c'è qualcuno che lo può scoprire e lui vuole fare attenzione, non vuole farti capire che ci tiene tanto e quindi mantiene questo atteggiamento un po' così distaccato, o c'è altro? Ma no, è proprio la sua indole in realtà. Allora, innanzitutto questa persona non si fa sentire quando ha la pappa pronta. Quindi sicuramente è una banalità, ma quando non gli manca nulla ed è inquieto con se stesso, come la carta prima della vita ordinaria, cioè lui continua a fare il suo. E è una persona piuttosto chiusa e anche introversa, più che introspettiva, ed è un'inclinazione, attitudine caratteriale che probabilmente non perderà mai. Sicuramente è un passionale, sicuramente è uno che ti pensa, ti guarda senza fartelo capire. Poi è una persona che sembra guardare da un'altra parte mentre c'è una donna bella nuda davanti a lui, no? Sembra quasi non voler vedere. Quindi un pochettino è vero quello che abbiamo detto con la seconda domanda. Io mi mantengo in silenzio e mantengo il distacco perché non voglio farti capire, non tanto che ci tengo romanticamente, perché non è tanto quello, è innanzitutto che mi hai in pugno sessualmente, fisicamente, che mi piace tantissimo. E soprattutto questa cosa, se l'ha realizzata, potrebbe accusarti indirettamente un po' di avere questo ascendente carisma su di lui, non si sente libero, è vero che lui reprime, in fondo trattiene le catene che ha intorno, però un conto sono le catene che scelgo io, un conto sono quelle che io percepisco giungere o far capo ad un'altra persona. Io voglio sentirmi libero, svincolato, e per questo non mi vincolo, questo è il vero motivo. Io non mi vincolo in un'abitudine verso di te, in una routine, in un'aspettativa di contatto, perché io voglio essere libero, io tutto sono adesso tranne che libero. E infatti, pensatore, solitudine, questo personaggio saggio, che sembra, no, essere tutto così rinchiuso, starsene tutto rinchiuso nel suo mondo, che poi è un mondo mentale. E quindi qui abbiamo il saggio e la tentazione. Tu con i tuoi comportamenti vieni a squilibrare la mia serenità interiore, mi mandi in crisi, mi metti sempre davanti ad una scelta, non ti va mai bene nulla, però poi in fondo non ti voglio perdere. Perché? Perché la connessione profonda c'è ed è reale, ma la vivo male perché la percepisco come qualcosa che mi controlla e che non controllo. Quindi io cerco di controllarla indirettamente per non essere controllato. Lì dove il due di coppe ci faceva anche capire che convergere l'uno verso l'altra, soppesando pro e contro le azioni reciproche dell'uno verso l'altra, potrebbe rappresentare la soluzione, lì dove nessuno è carnefice e nessuno è vittima di nessuno. Quindi questa persona non ha tanto paura di essere scoperta, assolutamente. No, no, anzi, ci sono i momenti in cui poi ha bisogno, quando la pappa non è pronta, ecco che torna il gran signore, dove non parliamo del narciso in senso assoluto, ma solo di un atteggiamento un po' narcisistico, l'approvvigionamento. Torno splendente quando devo prendere qualcosa, quando ho bisogno di attingere a qualcosa. E solitamente questo qualcosa è abbondanza, abbondanza a livello materiale, la materia richiama il corpo richiama la sensualità, la sessualità. Assolutamente.
Quindi certo deve fare attenzione a non essere scoperto, quindi poi alla fine quando si muove in incognito cercando di non lasciare tracce. Perché comunque la persona che è al fianco nutre una buona gelosia e ha le sue ragioni ovviamente, quindi lui in realtà quando si muove in maniera mirata. Osserva, osserva tanto, osserva da lontano, ma questa carta, queste due carte ci dicono anche che il rapporto alla non ufficiale devi fare attenzione, ma il rapporto a te in fondo, questo atteggiamento del guardare senza farti capire, un pochettino ti fa soffrire, ti fa ingelosire, ma io ti tengo di più in pugno. Questa persona gelosa che ha una pallina tra le mani, dove questa gelosia è un abito che io proietto su di te. Quindi, se tu chiudessi, facciamo questa ipotesi dunque, così all'improvviso, così di botto, all'improvviso chiudiamo. Quindi, questa cosa potrebbe risultare utile, cosa accadrà? Se chiudi all'improvviso, poi vediamo un'altra domanda e poi vediamo un consiglio anche. Se tu chiudi all'improvviso. Ma qui più che altro lui torna. Torna sempre lo stesso discorso di prima. Il bastone e la carota. Do un po' prendo. Atteggiamento polemico. Potrebbe anche aprire una discussione. Tu fai sempre così. Quando le cose non ti vanno bene, fai sempre così. Torna l'elemento con la bilancia, che un po' risveglia e richiama anche l'arcano che abbiamo visto sempre della giustizia, che era qui prima, con la prima domanda. Quindi tu anche non sei sincera nei miei confronti, mi accusi di atteggiamenti, magari portati avanti per ottenere un certo tipo di, risultato, tu fai la stessa cosa con me. In questo preciso istante, in questo momento della sua vita, questa persona che solitamente si tiene è particolarmente vulnerabile, sotto il punto di vista dell'orgoglio, quindi, fare uno sgarbo, un torto vuol dire farlo esplodere. Questa è una cosa fantastica in realtà sempre perché ricordiamo gli arcani maggiori all'inizio, la torre, eccetera, eccetera, la carta della repressione e tante cose. Questo potrebbe essere il momento per far saltare l'armatura che pur stando vicini rappresenta sempre un limite e un muro per quanto sottile tra lui e le persone intorno a lui. Quindi l'atteggiamento di colei che prende la decisione per sé e per l'altro, presentando all'altro il conto e ti sto dando o sto prendendo in base a quello che è il risultato del conto che ti presento, potrebbe spingere quest'uomo prima a reagire in maniera polemica. Poi c'è un movimento propositivo di avvicinamento, l'avevamo già visto prima con il Cavaliere di Denari. Questo movimento propositivo di avvicinamento è perché l'ha inchiodato davanti a quella scelta che normalmente tenta di fuggire. Quella scelta che normalmente lui tenta di fuggire e che lo fa sprofondare in quel buio pesto del non so che fare. Lo sapevo un attimo fa e adesso non lo so più. Qualcosa devo fare, devo prendere una decisione, quindi che faccio? La prima decisione, la più semplice, è darti un attimo quello che tu mi chiedi. Comunque non ti devo far allontanare, perché se non ti voglio perdere e ti permetto di allontanarti, poi alla fine mi tocca seguirti. Quindi questa persona che farà? Questa persona comunque prenderà la decisione in maniera molto veloce e farà la cosa più semplice. Le carte sembrano suggerire un atteggiamento di chiusura lì dove poi lui verrà con questo gesto carino e sembrano anche suggerirti quell'atteggiamento che abbiamo detto all'inizio di rimanere ferma, radicata nella tua posizione, di scioperare per un po' e di non lasciarti corrompere. Vediamo che cosa succede se tu chiudi e chiudi in maniera netta, per questo il 4 di coppe lo interpretiamo come ruolo tuo e non ruolo suo, perché abbiamo detto, no? Facciamo questa domanda, cioè chiusura netta e comportamento di lui. Vediamo se si accanisce effettivamente con l'intento di non perderti. Beh, io direi proprio di sì, qui si arriva proprio alle dichiarazioni, quelle importanti, quelle impegnative. E tu devi rimanere proprio di ghiaccio. Non vedere, non sentire, non esporti, ma è perché porti la situazione al limite. Quel limite che fa sì che tutto questa volta salti per davvero. Cioè questo deve esplodere perché questo deve tirar fuori da sé e dirti tutto quello che pensa e che prova. A costo di litigarci, questo è il momento utile a superare quel limite borghese di sopportazione che è sempre stato rispettato quando nelle discussioni si rientrava nei parametri del normale. Visto che tanto poi questo personaggio il cambiamento non l'ha mai messo in atto e quindi poi è una scelta
decisiva non l'ha mai presa, e poiché poi quando ti riavvicini questa persona di nuovo riprende lo stesso tipo di comportamento, lo devi portare all'esasperazione, cioè sempre in modo fattibile, però siamo lì, la misura è quasi colma, facciamo saltare tutto. Altrimenti ogni volta si svuota il bicchiere e dobbiamo ricominciare da capo. Quindi questo potrebbe essere effettivamente un comportamento utile, perché poi dopo l'esplosione, la rottura, c'è finalmente questo no convergere, e qui si converge veramente l'uno con l'altro. Ora, se invece non si fa nulla di tutto ciò e lui continua a non farsi sentire, e quindi tu non chiudi, non lo minacci, non lo metti davanti ad una scelta, niente, ma lui non si fa sentire, conviene inviare un messaggio di addio, cioè proprio un messaggino, due parole per chiudere ugualmente. E poi vediamo anche un consiglio al di là di queste domande. Quindi, se lui non si fa più sentire, oppure continua con questo tipo di atteggiamento, un po' ci sto, un po' non ci sto, a te conviene mandare questo messaggio? A te conviene trattenerti? Non conviene assolutamente mandare tutto in fumo, anche perché tu stai lavorando per portare il terreno a frutto, andresti a sabotare tutte le fatiche fatte. Chiudere vorrebbe dire per te comunque sottoporti a stress e malessere, alla fine non lo sopporteresti. Allora, qui abbiamo un deserto e noi abbiamo lavorato tanto su questo deserto che sembra non dare nulla. Eppure c'è un'imperatrice che a un certo punto, quando decide comunque di rimettersi al centro della propria vita, non chiudendo del tutto, però mantenendo, no, la posizione ferma, cioè se mi vuoi mi devi proprio cercare, magari non ti cerco più, ma non ti mando il messaggio di chiusura. Cioè, se tu non ti fai sentire, io non faccio niente, questo è il suggerimento. Continuo a pensare in positivo e ad aspettare che sia tu a muoverti. Intanto io sto lavorando quel terreno e scopro con il tempo che così arido forse non è. E nel frattempo posso anche lavorare, come sto dissodando la terra, sto togliendo le erbacce nella terra, io tolgo le spade nel cuore, cioè le sofferenze. Se proprio sto a terra, io trasformo questo mio stare a terra in un qualcosa di positivo, in un lavoro per me stessa, su me stessa e dentro me stessa. Ora, quindi no, non si manda il messaggio di chiusura, assolutamente, perché le carte poi alla lunga sono delle carte bellissime. Perché al di là dell'asso di coppe, quindi abbiamo già detto quando la coppa è colma, cioè manca poco, facciamo saltare tutto, d'altronde l'asso di coppe quando è veramente colmo, straripa. E ci sono ovviamente varie rappresentazioni delle carte nei vari mazzetti, ma tu devi raggiungere questa situazione qua. Ora vediamo però il consiglio che le carte ti danno per mantenere anche un po' la calma, perché ovvio non è semplice, non si può capire razionalmente, poi all'atto pratico questa cosa può anche risultare ostica e difficile da portare avanti. Però vediamo un attimo qual è il consiglio. Sicuramente mantenere un atteggiamento più che positivo. Abbiamo un 10 di coppe, quindi proprio il coronamento, la vittoria. Un 10 di coppe è uscito prima, cioè praticamente abbiamo cambiato mazzo, il mazzo ci sta confermando l'esito. E quindi che cosa conferma l'atteggiamento che abbiamo visto? Non mandare il messaggio, lavorare la propria terra, con ottimismo, accogliere il nuovo, questo nuovo che comunque arriva dal cielo e crea, no, l'arcobaleno che abbiamo visto nella carta di prima, che unisce i punti distanti. Ma che cosa fa l'arcobaleno? Perché è qui il messaggio fondamentale. Nell'asso di coppe, due delfini in parallelo vanno verso il futuro, e questa è l'evoluzione positiva. Nella carta delle stelle di prima è il discorso in essere, siamo sempre in parallelo, non si giunge mai, invece là siamo giunti. Quando due cose sono in parallelo, come due colonne congiunte, unite da un arco, creano questo ponte. Quindi che cosa vuol dire? Sta per accadere qualcosa di importante che farà sì che il parallelo di prima, apparentemente negativo, si trasformi in un andare parallelo positivo del futuro. Prendiamo ancora altre due carte perché mi piace il numero 3 e poi chiudiamo così. E beh, ripartire da te, dall'armonia, una rinascita, un alleggerimento, questa chiave di violino che dà la chiave di interpretazione degli eventi futuri. E mantenere quello che abbiamo detto prima, per quanto è difficile, però è l'unico modo per poi stringere tra le mani quella grande coppa dell'asso di coppe. Abbiamo visto prima quando ho detto che io attribuivo a te la figura del 4 di coppe con le braccia incrociate che aspetta
e che non accetta i suoi piccoli contentini, ecco, questo è un altro dei suggerimenti che viene ribadito: ferma, immobile, radicata, in attesa che non sia il contentino, ma sia proprio il premio, la coppa che si alza, la coppa grande, la coppa della vittoria. Bene, io aspetto riscontro, grande bacio e alla prossima.